Un po' anche. Buongiorno a tutti, carissimi amici della pagina del canale delle Termobili, nonché della mia pagina. Oggi ho il piacere e l'onore di avere come ospite il noto giornalista e scrittore Franco Fracassi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Autore di diversi libri di sicuro spessore, purtroppo, come tutti i libri innovativi e nello stesso tempo controcorrente, subisce una parziale o totale, a secondo degli argomenti, censura da parte del mainstream. E quindi, in linea a quello che è lo spirito e il punto di vista delle Termopili, non potevamo fare altro che dare spazio a questa grande personalità italiana, anche se lo ribadisco, l'onore è nostro di ospitarlo, perché comunque Fracassi è abbastanza noto, molto noto nell'ambiente, e ha rilasciato interviste a testate molto autorevoli, quindi l'onore è tutto nostro. Abbiamo qui ospiti anche Fiorenzo Faioli, famoso youtuber blogger, adesso che ha spostato il suo canale su Rumble sempre per il problema della censura, Fabrizio Tagliaboschi, e il professore Salvo Garrufi, che ha letto uno dei suoi libri sapendo delle interviste, e quindi avrà il piacere di farle una domanda, dato il poco tempo a disposizione. Le passo subito la parola e con ovviamente la richiesta di aggiornarci, per quello che lei conosce, sappiamo che sa tanto, sulla situazione in Ucraina. Allora, in realtà più che soltanto di quello che sta accadendo adesso, potrei dire che di non sapere nulla per il semplice fatto che tutta l'informazione che ci arriva dall'Ucraina è un'informazione frutto di propaganda, perché noi abbiamo demandato e almeno in Italia, proprio alla propaganda ucraina, che è un paese in guerra, tutto il fardello di fornirci quel che sta accadendo laggiù. Allora, quando c'è una guerra, la prima cosa che sparisce è la verità. Soprattutto sparisce perché i paesi che sono in guerra, in questo caso qui Russia e Ucraina, fanno il loro mestiere, cioè cercano attraverso anche la macchina dell'informazione di vincere il conflitto, soprattutto il conflitto interno per quanto riguarda la Russia, il conflitto a livello internazionale per quanto riguarda l'Ucraina. E di solito funziona che i giornalisti che arrivano da paesi terzi sono, essendo neutrali, raccontano le cose come stanno, perché vanno a verificare quello che accade e lo raccontano. In questa guerra tutto questo non è accaduto. La stragrande maggioranza dei giornalisti che sono lì in Ucraina si trovano dentro stanze albergo, al massimo fanno il giro intorno all'isolato, oppure ho visto che fanno collegamenti da scantinati e così via. E quasi tutti raccontano ciò che trovano sulle agenzie di stampa, che di solito sono fonti che utilizzano fonti ucraine.
Quindi noi semplicemente stiamo facendo propaganda. Allora, in una situazione in cui l'intera informazione fa propaganda e in cui quel che noi potremmo raccontare al di là della propaganda non è raccontabile perché semplicemente nessuno va sul campo a verificare le cose, mi porta a dire che non si ha la più pallida idea di quello che stia accadendo. Semplicemente perché non si hanno queste informazioni, perché il nostro sistema informativo, i nostri media non lo stanno facendo. Si sa che ci sono ogni tanto cadono bombe qua e là, pure questo qui va verificato, alcune cose vengono filmate e quindi sono verificabili. Dopodiché gli effetti di queste bombe, chi ha sganciato queste bombe, perché i russi apparentemente non avanzano, oppure magari stanno avanzando e non ce lo raccontano, o se non avanzano, non avanzano perché sono loro a non voler avanzare, o perché sono gli ucraini che fanno resistenza. Tutto questo non si sa. Ed è questo il problema principale di questa guerra: è l'informazione. E l'informazione non solamente per quanto riguarda come si sta svolgendo la guerra, ma anche per quanto riguarda le motivazioni che hanno portato al conflitto e l'essenza stessa di questa guerra. E purtroppo con l'informazione sbagliata e quindi con la propaganda si rischia di trasformare questo conflitto, che è veramente un conflitto stranissimo, apparentemente è un conflitto dove c'è il paese più forte che sostanzialmente è come se non volesse spingere il piede sull'acceleratore e fare quello che fanno tutti i paesi più forti, cioè fare una guerra vera di occupazione. Allora, in questo conflitto stranissimo, per il momento è un mezzo conflitto, una mezza guerra, non si capisce bene dove potrebbe portare, si rischia che si trasformi in una vera guerra, come quella che è accaduta in Siria, per fare un esempio, e quindi questo sarebbe un serio problema innanzitutto per i cittadini ucraini che noi stiamo mandando al massacro in nome di non si sa bene che cosa, e secondo poi sarebbe un vero problema anche per noi europei, perché potremmo essere in quel caso veramente coinvolti in prima persona nel conflitto. Sì, è tutto vero quello che dice e illumina un po' di tenebre, però ci sono giornalisti sul luogo, indipendenti anche della nostra parte, tra virgolette, dell'Italia, come Giorgio Bianchi, che però non sono asserviti al sistema mainstream di informazione e hanno documentato, per esempio, il bombardamento che c'è stato nel Donbass. E guarda caso, i media italiani, sbagliando, dicono loro, però sempre da un lato, a favore da un lato, pubblicano queste foto come se invece fossero bombardamenti russi a Kiev. Cosa ci può dire Sì, no, questa questo... informazione che pubblica video di videogiochi come i sì, no, ma questo fa parte della propaganda, cioè noi siamo investiti dalla propaganda. Giorgio Bianchi è un bravissimo giornalista e racconta un pezzo di questa guerra che viene ignorato totalmente dai media. Non è che gli altri sono necessariamente cattivi giornalisti, semplicemente se tu non guardi le cose con i tuoi occhi, non puoi raccontare una cosa detta da uno dei due contendenti in campo. Se ci sono due persone che si stanno menando, io non chiedo a uno dei due che si sta menando perché l'altro è cattivo. Non è questo il punto. Devo cercare di capire quello che sta accadendo. Devo cercare di Certo. capire effettivamente, per poter anche giudicare, per poter far prendere delle decisioni ai nostri governi, devo spiegare effettivamente gli effetti di questa guerra, che rischio ci potrà essere dei profughi. Pure questo, si sparano cifre a casaccio. Allora, io ho sentito raccontare ieri in televisione, veniva citato un dato dell'ONU: a quanto pare dall'inizio della guerra sarebbero scappati dall'Ucraina 1.800.000 bambini. Allora,
anche volendo, vuol dire un bambino ogni secondo e mezzo, una cosa del genere, uscito dall'Ucraina. Allora, con tutta quanta la buona volontà, anche mettendo un'unica coda infinita di bambini alla frontiera polacca, e quindi con i bambini che passano uno appresso all'altro giorno e notte ininterrottamente, non passerebbe un bambino ogni giorno e mezzo. Cioè, chiaramente sono notizie false. Chiaramente sono notizie frutto di propaganda. I numeri hanno la loro importanza, anche in questo caso, se sono morte 5 persone e ne sono morte 5.000, c'è una bella differenza. Se i profughi sono 1.500 o 1.500.000, c'è una bella differenza. Tutto questo serve a mettere pressione sull'opinione pubblica e quindi a spingere i governi a prendere de delle decisioni. Allora, il punto è qui, cioè, la guerra dell'informazione sarà quella che determinerà l'esito di questa guerra, perché la guerra, se, visto che si è capito che almeno per il momento la Russia non ha la minima intenzione di scatenare una vera guerra totale contro l'Ucraina, sta facendo un qualcosa che è di diverso, apparentemente, questa guerra finirà oppure si trasformerà in qualcos'altro unicamente per decisione nostra, cioè nostra dell'Occidente, e in particolare degli Stati Uniti d'America. Cioè, siamo noi che possiamo fermare la guerra, non Putin, non Zelensky. Zelensky non ha proprio le capacità perché lui la sta subendo e non può fare altro. Putin non ha avrà degli obiettivi e finché non li raggiunge non si fermerà, evidentemente. Gli unici che possono fare qualche cosa sono Europa e soprattutto Stati Uniti. Ma se noi siamo bombardati di falsità, di bugie, che cosa volete che decideremo? Che cosa volete che consiglierei? Che cosa volete che i nostri governi, seppur in buona fede, e su questo insomma metto un punto interrogativo gigantesco, seppur in buona fede, che cosa potrebbero mai decidere per una soluzione positiva ai nostri governi? Se la Russia viene dipinta come una specie di mostro, chi è che vuole andare a sedersi al tavolo di un mostro? Nessuno. Ma quasi quasi da quello che ascolto, lei pensa che sono i media a condizionare il governo e non il governo a dire ai media di condizionare l'opinione pubblica. Ho capito male. No, allora, Grazie. il governo per prendere de delle decisioni ha bisogno del consenso popolare, perché noi Appunto. siamo in un... Ecco. Allora, se è l'opinione pubblica a spingere il governo a prendere una decisione, o se il governo vorrebbe prendere una decisione, ma non lo può fare se non ha il consenso popolare, non è che cambia un granché. Il problema è che questo consenso popolare è necessario. E il consenso popolare sta arrivando attraverso una spaventosa, mai vista campagna di propaganda e disinformazione sulla guerra. Il punto è questo. Cioè, indipendente dal fatto che il governo abbia o no preso delle decisioni, ma quelle decisioni non le può mettere in pratica finché non ha il consenso popolare per poterle prendere. Fiorenzo, ti volevo passare a te la parola per argomentare sulla guerra, perché penso che la domanda appunto del professore Carufi è leggermente fuori tempo e quindi la Buongiorno facciamo dopo. ragazzi, io ho ascoltato la sua presentazione da Massimo Mazzucco e c'è un elemento che mi ha sorpreso e le vorrei chiedere un chiarimento. Lei ha ricordato che 700.000 ebrei sono stati massacrati, uccisi nei campi di concentramento in Ucraina durante la Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, molti dei personaggi del governo ucraino sono ebrei e appoggiano queste formazioni che si richiamano al nazismo. Come se la spiega questa cosa? Perché gli ucraini odiano la Russia e invece vanno d'accordo con chi li ha massacrati allo stesso modo? Allora, questa è una domanda che bisognerebbe chiederlo agli ebrei ucraini. Allora, Forse perché non sono gli stessi, comunque. probabile, però mettiamola così, esiste, le cose non sono mai così semplici e dirette, quindi
per quanto l'Olocausto sia stato qualcosa di immondo, purtroppo nell'arco di questi quasi 80 anni è capitato che delle persone di religione ebraica facessero in qualche modo affari o trovassero una comunione di intenti con qualcuno che si professava nazista. E, è capitato, non so, faccio l'esempio in Colombia. Negli anni Ottanta vennero messi su gli squadroni della morte che fecero delle cose orribili in quegli anni, in quel paese, negli anni Ottanta e anni Novanta. Bene, questi squadroni della morte erano composti, anzi erano sì, composti in parte e poi anche armati da un'organizzazione che si chiama Odessa, che è un'organizzazione di ex SS e che poi ha avuto diciamo, i loro eredi e così via, quindi l'internazionale nazista, l'internazionale di estrema destra. Bene, quegli squadroni della morte furono addestrati, su questo ci sono testimonianze, prove e quant'altro, da ex ufficiali del Mossad e dell'esercito israeliano, quindi dei servizi segreti dell'esercito israeliano, quindi in quel caso gli israeliani addestrarono nazisti a uccidere persone. Queste cose qui accadono. Anche se possono sembrare assurde, perché magari si trova una comunione di interessi, quindi uno si tura il naso e non so, è come dire i fondamentalisti cristiani americani hanno finanziato i fondamentalisti islamici, che è cosa che evidentemente è accaduta con Osama Bin Laden, quindi no, non sono cose che sono fuori dal mondo. Dopodiché la cosa incredibile in Ucraina è che l'uomo più ricco di Ucraina, che è un certo Kolomoyskyj, che è un oligarca, perché gli oligarchi esistono pure in Ucraina, non solamente in Russia, che non solo è ebreo, e vabbè, non c'è niente, cioè, insomma, succede, ci sono tante persone ebree in giro, ma lui è stato capo delle comunità ebraiche in Ucraina, lui è stato capo delle comunità culturali ebraiche europee addirittura, quindi è cittadino israeliano oltre che cittadino ucraino, costui ha a libro paga un intero battaglione di nazisti, cioè li stipendia lui. Costui ha prestato questo battaglione per compiere il più grave massacro, la più grave strage che sia mai accaduta in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi, se si esclude quella di Srebrenica in Bosnia, cioè, ovvero la strage di Odessa. Costui è l'uomo che ha finanziato interamente la campagna elettorale di Zelensky, cioè l'uomo che decide del destino di Zelensky. Noi diciamo sempre che i presidenti degli Stati Uniti si trovano lì perché finanziati da una serie di lobby e poi devono rendere conto a queste lobby. Beh, Zelensky è finanziato da una sola persona. Immaginate questa persona le possibilità che abbia nell'influenzare la sua politica. Bene, questa persona è una persona che finanzia un battaglione di nazisti e una parte di alcuni personaggi di questo battaglione li ha messi a disposizione Zelensky, le cui guardie del corpo sono naziste. Poi uno può continuare a dire che gli ebrei con i nazisti non c'entrano nulla ed è, diciamo, dovrebbe essere così. Il problema è che poi nella realtà dei fatti accadono queste cose e bisognerebbe chiedere a costoro come fanno a stare. Ma io chiederei anche ai nazisti come fanno a stare con degli ebrei, perché insomma, anche dal loro punto di vista la cosa è assurda, non è solo dal punto di vista degli ebrei, che non sono gli ebrei in generale, sono quei due personaggi, cioè l'uomo più ricco d'Ucraina e il presidente dell'Ucraina. Sì, anche nella Però se questione. lui era il presidente della comunità ebraica, prima in Ucraina e poi in tutta Europa, uno si aspetterebbe una presa di posizione delle comunità ebraiche, e invece non mi risulta. Esattamente. Penso che sia rientrato un po' l'argomento in tema a quello che credo voleva chiedere Garufi, o in generale al discorso che voleva fare. Quindi passo la parola a Salvo Garufi per le sue considerazioni. Allora, chiariamo una cosa che mi ha colpito del libro di Franco, se mi autorizza a dargli del tu.
è proprio la tecnica di costruzione dell'intro. Scusa un attimo, Salvo, ci riferiamo al Quarto Reich, il libro penso più conosciuto di Fragasso. Ma credo che sia una costante dei libri di Franco, perché vedo che fa parte proprio di un modo di costruire il suo giornalismo. E che secondo me ha un grande antecedente, perché vede, noi di solito citiamo Orwell in maniera parziale. Il grande Orwell, l'Orwell che poi arriverà alle conclusioni che arriverà, e non è fuori tema il discorso, comincia con un libro che si intitola Senza soldi a Parigi e a Londra, dove George Orwell fa il mendicante per 2 anni, prima a Parigi e a Londra, e riporta, come fa Fracassi, riportando documenti che vanno da Hitler, a Jules Evola, testualmente, come dire, quei documenti fondanti che hanno portato per logica conseguenza anche a questa guerra. La cosa continua in maniera straordinaria in un altro libro che secondo me è il vero capolavoro di Orwell, che si intitola Fiorina l'aspidista, dove si racconta di un collega mio e di Franco, anzi approfitto per dirti di non presentarmi più come professore Garufi, perché orgogliosamente credo e mi sento uno scrittore, non un professore. Che stavo dicendo? Il giornalista di Fiorirà la Spinistra non fa altro che cancellare delle notizie, cioè scrive un romanzo arrivato a pagina 240, dopodiché il suo lavoro è cancellare e riscrivere, ed è esattamente quello che sta accadendo oggi. Questo per dirle che cosa? Che le ragioni profonde di questa guerra, a mio parere, sono la conseguenza di una polverizzazione della conoscenza, che ha portato alla polverizzazione in parte delle identità nazionali, delle identità di classe, e all'esplodere di un grande fenomeno, come dire, di un bulviscolo guerriero di mafie, tanto è vero che io credo che questa sia sostanzialmente una guerra di mafia, perché lei mi confermerà, Franco, se... per esempio, non ci si è interessato il figlio di Biden degli affari dell'Ucraina, e se per esempio lo stesso Zelensky non sia un oligarca proprietario, fra l'altro, di una villa a Como che credo del valore di 4 milioni di euro. Ma non è questo. Il dubbio è questo: se ci sono delle mafie contrapposte che hanno ridotto l'Ucraina a un campo di battaglia che si è spostato nelle grandi città russe, e qui c'è la funzione di internet, dove c'è, come dire, il combattimento di mafia, io penso che da parte di Putin ci sia stato, come dire, la necessità, se vuole, di un reset della situazione per poter ristabilire la prevalenza dello Stato sulle mafie, mentre nell'Occidente ho l'impressione che ci sia la prevalenza delle mafie sullo Stato, esattamente come nell'antica Inghilterra, l'amico Fiorenzo ricorderà, c'è stata la prevalenza dei pirati e della Compagnia delle Indie sul potere statale della regina. Lei cosa pensa di tutto questo? Allora, penso che la mafia ha un ruolo sicuramente non secondario in quel mondo, a parte oramai in tutto il mondo, diciamo, in quel mondo lì non ha un ruolo secondario, però io credo che esistano la mafia vuol dire affari, sostanzialmente, affari poco leciti, ma sono affari sempre.
Io credo che ci siano delle cose che vanno al di là dei soldi, che non riguardino necessariamente la corruzione o l'arricchimento di qualcuno, ma l'unica cosa più potente che c'è del denaro è l'ideologia. E esiste purtroppo un pezzo di establishment statunitense in particolare che non ha mai superato la guerra fredda, però si sentono ancora in guerra fredda e hanno traslato l'Unione Sovietica in Russia, cioè come se la Russia fosse l'erede dell'Unione Sovietica, mentre invece era una delle tante repubbliche, seppur la più potente. E continuano da 30 anni a voler vincere questa guerra fredda, cioè loro non si sentono soddisfatti finché la Russia non viene letteralmente annichilita. E in nome di ciò sono disposti a fare qualsiasi cosa ed è quello che stanno facendo. Sono disposti perfino a mettere in pericolo l'intera umanità, non solo, diciamo, provocando una guerra con una potenza nucleare, come sta accadendo adesso, ma anche rischiando di provocare qualcosa che noi abbiamo scontato sulla nostra pelle tutti quanti, noi genere umano, negli ultimi 2 anni. Perché gli Stati Uniti hanno costruito in Ucraina ben 30 laboratori biologici di massima sicurezza, militari, militari. Che cosa fanno i laboratori biologici militari? Costruiscono armi, armi biologiche, sono armi di distruzione di massa. E queste armi di distruzione di massa vengono sviluppate in questi laboratori messi al confine con la Russia, con lo scopo di far, tra l'altro, da quello che è emerso, stanno studiando, anzi stanno mappando il genoma dei russi per fare delle armi mirate esclusivamente sui russi. E il problema è che la pandemia dovrebbe averci insegnato che bisogna farla finita con questo genere di esperimenti e con la produzione di queste armi, perché quei laboratori sono identici in tutto e per tutto al laboratorio di Wuhan, dove è stata generata l'arma che ha sdraiato l'intero pianeta, arma costruita, oramai emerso da tutti, in tutti i modi possibili e immaginabili. Io l'ho raccontato questo in un libro, è costruita in coabitazione da cinesi, dai militari cinesi e dai militari americani. Bene, quei laboratori sono identici, producono lo stesso tipo di armi, anzi non solo le armi alla SARS, ma le armi all'Ebola, le armi all'AIDS, alla peste, all'antrace e chissà quante altre ancora, con lo stesso grado di sicurezza e con il rischio che l'umanità venga travolta da una nuova pandemia. C'è un tale rischio che il Dipartimento di Stato ha ufficialmente chiesto alla Russia di fare attenzione quando entra in questi laboratori, perché sennò potrebbe succedere un casino. Ecco. Io credo che questo impianto ideologico sia superiore a qualsiasi volontà di fare affari, che pure c'è, in un certo mondo mafioso legato alla politica, non solo in Ucraina o in Russia, ma anche nel resto dell'Occidente e del mondo. L'audio, Giuseppe. Giuseppe Una è senza. domanda veloce vorrei farla io perché i suoi tempi sono stretti, quindi non voglio prendere tanto tempo, ma si interseca benissimo col discorso che si è fatto fino adesso. Lei parla di ideologia, ma non esiste qualcosa superiore all'ideologia, cioè la fede. Alcuni stanno per loro mentalità, per loro fede, agendo in base alle loro credenze per ottenere i loro scopi, che addirittura sono più spirituali che materiali, La secondo lei. fede, è una forma di ideologia, cioè Cioè. esistono ideologie laiche e ideologie religiose, ma sempre ideologie sono, cioè uno crede in qualche cosa, dopodiché la fede ha qualcosa di più, cioè tu ci credi in maniera fideistica, quindi non metti in dubbio nessuna cosa, mentre magari nella normale ideologia laica dei dubbi ti vengono pure. Quindi sì, certo, la fede è parte essenziale di questa cosa, però in questo caso qui la fede religiosa non saprei, perché noi abbiamo un paese, gli Stati Uniti, che sono prevalentemente protestante, però hanno un presidente cattolico. Poi abbiamo un paese, l'Ucraina, che è un paese prevalentemente ortodosso, ma la parte, lo zoccolo duro che supporta Zelensky è cattolico.
Dopodiché noi abbiamo un altro paese che è un paese ortodosso, quindi più o meno hanno in comune le lobby ebraiche, per sì, non le lobby. Allora, io ho citato, io mi due riferisco paesi, a quei personaggi, la lobby ebraica dietro, non ne ho la più pallida idea. E il punto è che ci sono, in questa vicenda qui ci sono anche due ebrei, però due, nel senso, non ho letto, magari anche esistono delle fondazioni, degli istituti di ricerca, dei gruppi di potere legati a Israele oppure legati alla religione ebraica che appoggiano Zelensky. Io non ne ho idea di questa cosa, non lo so. Ci sono dichiarazioni ufficiali di Soros? Dichiarazioni ufficiali di Soros? Probabilmente, non lo so, io non le conosco. Ci sono, di sicuro c'è una posizione di Israele che invece è molto diversa. Per esempio, Israele è il primo ministro israeliano, è stato il primo leader straniero ad andare a trovare Putin in maniera seria per cercare di far finire la guerra. Quindi non è così scontato, cioè le cose non sono sempre così, certo, certo. Con l'accetta. Quindi Israele non è schierato con l'Ucraina, eppure c'è un cittadino israeliano che è colui che sta spingendo il presidente dell'Ucraina a non mollare la presa con la resistenza, insomma, diciamo, alla Russia. Quindi le cose sono decisamente ingarbugliate in questo caso. Certo, certamente. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Sì, perché io veramente un'altra domanda al massimo e poi devo andare. Sì, sì, l'ultima domanda, infatti. Fiorenzo? No, sono d'accordo con Franco Fragassi, questa reductio ad Abramum si regge poco in piedi. Sì, però così mi costringete a dire che lo Stato di Israele è un ente statale, appunto, non fa parte di quel mondo totalmente, né influenzato, ma non fa parte di quel mondo a cui mi riferivo. Sì, una battuta finale telegrafica. Vai, scusatemi perché Franco deve andare via. Allora, qui mi sembra che comunque l'analisi di Giorgio Bianchi sia piuttosto lucida. Gli Stati Uniti hanno rovesciato la scacchiera. La Russia ha buttato in aria il cappello, la Russia percepiva la minaccia di una NATO che si avvicinava costantemente a pochi chilometri da Mosca, percepiva la minaccia di laboratori biochimici pericolosi, minacciosi. Fiorenzo, un po' di tempo fa, ma anche tu Franco, in un'intervista recente, hai fatto notare che la Russia ha dei sottomarini a propulsione nucleare armati con missili balistici ipersonici in acque internazionali a largo dell'Atlantico e del Pacifico. Il rischio allora che la situazione degeneri ulteriormente può essere, diciamo, questo rischio controllato dal fatto che anche la Russia può giocare questo deterrente in acque internazionali. E poi un'altra cosa, io ieri vedevo, così mi stavo informando sui sistemi missilistici S-400 e ho notato così che questi sistemi missilistici S-400 sono in dotazione a Russia, Cina, India e Turchia. Questo può essere indicativo di qualcosa secondo te? Allora, che ci siano i sottomarini russi a pochi chilometri dalle coste americane nell'Atlantico e nel Pacifico sono la garanzia che non scoppi la terza guerra mondiale, perché è evidente che gli Stati Uniti non se lo possono permettere. Ci sarebbero decine di milioni di morti nei primi 10 minuti di guerra, quindi non è parlo negli Stati Uniti, quindi non sarebbe proprio una cosa fattibile. Quindi viva Dio ci sono questi sottomarini a largo delle coste americane. Purtroppo, aggiungo io, e mi tocca applaudire una cosa del genere. Per quanto riguarda invece la dotazione dei missili balistici russi da parte di altri paesi, dall'idea di come il mondo sia molto più complicato. La Turchia è, al di là dell'India e della Cina, la Turchia è il secondo esercito della NATO. La Turchia sta nella NATO, non è un paese. La Turchia sta nella NATO esattamente come l'Italia, come la Germania, come la Francia, come il Regno Unito e come
gli Stati Uniti d'America, eppure la Turchia è dotata di un armamento un armamento missilistico russo, che è una cosa che ha poca, diciamo, è una cosa che apparentemente non ha senso, però dall'idea di quanto siano complesse le cose, la posizione di Israele, che è sempre stato legato simbioticamente, sempre, insomma, da 60 anni a questa parte è stato legato simbioticamente con gli Stati Uniti, che per la prima volta non vanno appresso agli Stati Uniti d'America, ma hanno una posizione diversa. La posizione dell'Arabia Saudita, perfino, che invece è uno Stato, letteralmente esiste l'Arabia Saudita perché c'è un contratto firmato con gli Stati Uniti d'America, cioè è un territorio americano, anche se si chiama Arabia Saudita. Bene, il principe ereditario saudita, cioè colui che comanda, Mohammed bin Salman, non ha voluto parlare al telefono con Biden, mentre invece ha parlato al telefono con Putin. La politica portata avanti dall'OPEC, che è l'organizzazione, diciamo, petrolifera mondiale, in cui l'Arabia Saudita ha un peso gigantesco, è favorevole alla Russia e contraria a quanto chiedono gli Stati Uniti d'America, perché sta tenendo il prezzo del petrolio molto alto, come chiede Putin. Quindi le cose sono molto molto più complesse, e Putin non è isolato così come ce lo vogliono far apparire. Questo fa parte esattamente della propaganda che ci viene data, offerta quotidianamente dai nostri media. Sì. No, ma infatti io, Franco, ti ringrazio per questa tua partecipazione in questa trasmissione. Io penso che un altro deterrente possa essere rappresentato dalle opinioni pubbliche occidentali, europea, italiana, che con l'auspicio che possano anche un po' svegliarsi da questa ipnosi della propaganda. Io direi che è ora di finirla con quelli che io ho ribattezzato i ragionamenti da televisione, perché questi ragionamenti da televisione e questo sottostare alle dinamiche di propaganda potrebbe veramente portarci verso quella che Giulietto Chiesa definiva una catastrofe. Quindi io invito la gente a riflettere bene su che cosa sta facendo, invito la stampa italiana, l'informazione italiana, a riflettere bene su cosa sta facendo, perché mi sembrano tanti euforici che vanno dietro a quello che loro pensano essere il più forte di turno, ma poi potrebbero andarsi a schiantare. Quindi ecco, io ti ringrazio per questa tua partecipazione, perché contribuisci anche tu a cercare di dare un'altra visione del mondo e cercare di far svegliare la gente per evitare conseguenze, perché ogni azione ha una conseguenza, e l'azione di andare dietro alla propaganda battendo le mani, applaudendo, potrebbe poi avere la conseguenza di farci ritrovare schiantati. Grazie di cuore della sua presenza, speriamo magari ci saranno altre occasioni per rincontrarci. Volentieri. Ah, un'ultima cosa, scusate, ricordo a tutti quelli che ci vedono e vedranno questo video che Franco vende i suoi libri appunto sul suo sito. Sul suo sito francofragassi.com. Esatto, e basta mandare poi una email a Franco, correggimi se sbaglio, francofragassi1@gmail.com, e si ordina il libro, fondamentalmente. Esattamente. Esatto. Io consiglio molto, ecco, Quarto Reich, che sto leggendo. Ho voglio scrivere un libro sull'Ucraina, quindi esatto, magari... E poi l'ultimo lavoro che è appunto quello sull'Ucraina, dal Donbass a Maidan, una guerra annunciata, no? Sì, sì, ma anche i misteri di Wuhan è molto interessante e attuale. Posso far vedere la copertina? Va bene, io vi devo ringraziare veramente, vi devo salutare perché devo scappare. Grazie, certo, ancora, grazie a te, Franco, per avermi invitato. Ciao. Grazie, ciao Franco. Ecco, questo è il libro di Fracassi, I misteri di Wuhan. E poi dovresti avere anche la copertina dell'ultimo libro, giusto? Non so se ce l'hai. Sì, un attimo. Che comunque è anche interessante. Ricordo a chi ci sta ascoltando, magari non dall'inizio, che ora continua il dibattito tra di noi. Sperando la prossima volta.
di fare una trasmissione più rilassata, perché non vi nascondo che stringendo i tempi a volte si riassumono le cose. Ecco, Ucraina, dal Donbass al Maidan, cronache di una guerra annunciata. Questo giustamente per estrema cortesia e ringraziamento nei confronti di Franco Fracassi. E allora, io ho una promessa doverosa, dato che beh, ci sta, è giusto che, non, che ci sia un dibattito tra posizioni diverse, però io quando parlo di fede, non, cioè, considerare un popolo in blocco come un corpo unico è fondamentalmente una cosa stupida. Gli italiani, cosa pensano gli italiani? È ovvio che gli italiani pensano tante cose, non sono tutti uguali gli italiani, ogni italiano pensa... Fabrizio, hai il microfono spento. No, dico, se Fiorenzo può spegnere il microfono gentilmente, scusate. Per le patatine. La stessa cosa quando uno parla di ebrei, non è che sono tutti uguali, ovviamente ci sono diversi pensieri. C'è il popolo ebraico che può essere vittima, anzi negli ultimi 2 anni è stato più vittima di quando lo sono stati i popoli europei, persino quello italiano, perché hanno avuto una campagna, diciamo, di vaccinazione e una restrizione delle libertà in Israele che è stata molto più pesante rispetto a quella italiana. Poi esistono i governi ebraici e penso che anche lì ci sono diverse visioni, differenze di vedute, e poi ci sono alcune lobby che marciano, non a caso ho fatto il nome di Soros, che marciano in una direzione. Ora, gli Stati Uniti non sono un blocco unico, quello che era descritto prima, estremamente condivisibile, di Fracassi, indica, e in questo volevo anche sentire l'opinione di Fraioli, di Garufi, indica che non sono un blocco unico gli Stati Uniti. Politicamente c'è una divisione in atto, ci sono, per semplificare, ma io quando dico delle cose cerco di semplificare anche per chi ci ascolta, è normale, e quindi rischi anche di dire delle cose imprecise, però per semplificare ci sono degli apparati governativi che si riuniscono attorno al gruppo dei democratici americani, che non sono tutti un unico blocco anche loro, ma si riuniscono attorno ai democratici americani che stanno spingendo in una direzione, ma c'è un apparato statale americano che in qualche modo li sta contrastando, che si sta, diciamo, si sta aggregando attorno a Trump e non ai repubblicani, perché i repubblicani sono fortemente divisi tra neoconservatori di Bush, per esempio, e il nuovo partito repubblicano di Trump. Fiorenzo, no, vuoi bere prima? Penso che mi hai ascoltato. Sì, e poi... certo. Beh, e insomma, poi... a me questa situazione molto confusa ricorda, per esempio, la guerra dei 30 anni, che iniziò come una guerra fra cattolici e protestanti, e poi nel corso del tempo gli schieramenti, le alleanze cambiarono profondamente e ripetutamente. Voglio dire, quando si entra in guerra, poi la concretezza nel raggiungimento degli obiettivi fa premio su tutto. Certo. Ecco, e credo che stia accadendo la stessa cosa anche adesso. Per cui le chiavi interpretative che avevamo fino a 10 anni fa saltano davanti a una realtà che è molto più in movimento, molto più complicata. Salutiamo Piddu nel frattempo, che lo vedo in prima visione, proprio nel senso letterale del termine. E Garufi, aspetta il microfono, lo accendo io, così ti evito la difficoltà. Vai. Siamo lì. A me sembra che il discorso resta sostanzialmente questo. Per esempio, io noto una grande capacità di analisi da parte dell'amico, per esempio, Tagliaboschi, riguardante l'argomento armamenti. Una straordinaria capacità di analisi da parte dell'amico Fiorenzo Fraioli.
però, come dire, all'interno, e ho l'impressione che tutte queste analisi, molto lucide, molto articolate, molto ammirevoli per certi versi, siano parte di quelle che banalmente si potrebbero chiamare delle scatole cinesi o delle matriosche, perché la verità, io penso, risale alla crisi dei grandi sistemi. La crisi dei grandi sistemi, se per esempio il Medioevo poteva avere la religione cattolica, pur con le sue divisioni, con le sue lotte interne, come collante identitario abbastanza forte, tanto è vero che il mondo arabo crea una religione apposita a posto di creare un partito, perché era quello il terreno di scontro. Dall'insorgere della potenza inglese in poi, fino ad arrivare a queste ultime propaggine di potenza americana, che altro non è che, secondo me, che la continuazione di questa potenza inglese, si assiste regolarmente a una frammentazione delle identità, tanto da ridurre il seme della guerra, che io continuo a ritenere siano le mafie sostanzialmente, a unico protagonista del mondo. Perché è vero quello che dice Franco sul fatto che la mafia c'è, ma non basta spiegare tutto, c'è anche l'ideologia. Ma è anche vero che secondo me l'ideologia è come un cappotto costruito attorno ai interessi dei singoli gruppi che chiamo per comodità mafia, ma si potrebbero chiamare mille cose, che poi sono le solidarietà di nazione, da questo insieme di mafia, o le solidarietà di classe e compagnia bella. In termini criminali diventano mafie. E il risultato è quello di avere un mondo polverizzato dove l'individuo ritorna ad essere solo. Non a caso io nei miei precedenti interventi ho parlato di neopaleolitico, o se vuoi di ritorno a uno stato hobbesiano della natura, dove homo homini lupus, ognuno è solo davanti a un'ostilità di interessi. Comunque l'ho detto male, e anche per di poco tempo in maniera confusa. Se volete dire la vostra, io sono qua. Penso che dovrebbe rispondere Fiorenzo. Sì, se io capisco bene quello che vuole dire Salvo Garufi, sono d'accordo con lui. Noto, cioè, che nella storia recente, diciamo, recente... Scusatemi, potete spegnere i microfoni, chi non parla, perché ho dei ritorni fastidiosi, scusatemi. No, penso sia il microfono di Garufi che... Dicevo, nella storia recente, a partire dal 500, ma anche prima, noi assistiamo alla frantumazione del principio di legittimità che aveva dominato il Medioevo. Cioè, durante il Medioevo esisteva questo principio di legittimità per cui tu potevi aspirare ad una corona se facevi parte di una casa reale, potevi aspirare a un granducato se avevi, come dire, la legittimità dinastica per poter aspirare a quella posizione. E questo fatto era riconosciuto e accettato da tutti. Questo principio di legittimità medievale si frantuma. Quando si frantuma? Se vogliamo proprio andare indietro nel tempo, si frantuma con l'irruzione nella storia dei popoli scandinavi, i vichinghi, i normanni, che sono portatori di un'altra visione antilegittimista e corsara, piratesca. Ecco, l'impero inglese prima e americano dopo ereditano questa impostazione, questo punto di vista, per cui non esiste legittimità. Nelle mafie, possiamo chiamarle tradizionali, mediterranee, dell'Heartland, il principio di legittimità invece c'è, esiste e è riconosciuto. La rottura introdotta nella storia del mondo
dai normanni va proprio in questa direzione, e il comportamento degli anglosassoni in tutti questi ultimi 300 anni sta lì a dimostrare questo loro modo di intendere la storia e le relazioni internazionali. È una visione piratesca che poi si riflette sia nella politica estera che nel modo in cui conducono i loro affari. Ho inteso bene, Salvo, il tuo pensiero? Aspetta, Salvo, ti accendo il microfono. No, ho detto i finanzieri non sono altro che gli eredi degli antichi pirati. Cioè, anziché la corsa sul mare, oggi la corsa la fai nella borsa, ma il concetto è sempre quello, è sempre un impero delle mafie contro gli stati. In questo senso io dicevo, da un lato c'è lo Stato, l'idea dello Stato, ed è la Russia. Quindi giudicare lo Stato in termini non machiavelliani, cioè in termini di bombe legittime, bombe illegittime, è una solenne sciocchezza. Dall'altro lato c'è il pulviscolo delle mafie che, diventando sistema generale, sono portatrici di guerra nel mondo in assoluto. Ecco perché io dico, alla base della guerra ci stanno gli americani, ma non perché gli americani in quanto americani. E proprio nel libro di Franco Fracassi, se ricordo bene, c'era lì la definizione che mi pare Hitler dava degli ebrei: non sono una razza, sono una nazione. Ed è una nazione senza memoria, perché è guidata solo dagli interessi. Questo mi sembra profondamente vero. Non è per gli americani, altro non sono che un eterno presente fatto di affari momentanei, ma non c'è una continuità logica e sistematica in quello, ma c'è solo un bulvisco di guerra. Sì, io capisco quello che dice Salvo, ma forse, Salvo, tu dovresti parlare però e definire oligarchie mafiose, perché certo, altrimenti se tu dici solo mafia c'è il rischio che poi tu venga un po', diciamo, male interpretato e si pensi alla mafia di paese, ma qui no, non si parla della mafietta di paese, qui si parla di oligarchie, perché signori, i veri oligarchi stanno in Occidente, cioè il sistema ultraliberista eccetera eccetera. Sì, ma in Occidente li chiamiamo filantropi. Esatto, ha permesso però l'accumulazione, la concentrazione di ricchezze, per cui una famiglia, una persona si ritrova ad avere un patrimonio che supera il PIL di uno Stato. Quindi i veri oligarchi stanno in Occidente. Quindi, Salvo, sono d'accordo con te, però ecco, ti invito magari a ridefinire bene come oligarchia mafiosa. Che hai detto benissimo, condivido in pieno, sì, sì. No, il problema era uno solo, tanto perché, che vivendo in un paese tu applichi la teoria di Croce, cerchi l'universale nel particolare, quindi vedi come avvengono i rapporti di guerra e di forza all'interno di una realtà piccola, per esempio come Militello, basata su, se vuoi, su una politica un po' volgare di raccomandazione di cose e di piccola mafia, e dopodiché vedi che tutto sommato seguono la stessa logica della grande geopolitica. Quindi io avevo usato il termine mafia in questo senso. Quindi l'elezione comunale di un paesino è, se vuoi, il bonsai della geopolitica internazionale, sì, perché sì, i meccanismi sono molto simili in questo, e ho usato la parola mafia a modo mio per farmi capire, ma hai ragione tu, l'effetto sì, però sì, diventa di essere frainteso. Salvo, io sono, mi sentite, scusatemi? Sì. Io, Salvo, sono perfettamente d'accordo con te in questa tua similitudine fra il bonsai locale e l'albero secolare e poi globale, perché io, guardi, ho fatto una tesi di laurea, che è questa qui, che
Mandatela, che mi deve essere. Esatto, adesso te la mando, in cui io affrontavo praticamente la manipolazione della pubblica opinione in periodo di campagna elettorale nel mio paesino. Sì. E portavo queste dinamiche dal locale, poi cercavo di portarle al più, diciamo, globale, tant'è, non al globale, quantomeno dal locale, diciamo, cittadino al nazionale, quantomeno. E tant'è che io ho chiuso la mia tesi di laurea con una parte di deontologia professionale, perché notavo già all'epoca che le dinamiche di informazione locale della carta stampata, perché io ho fatto il cronista locale per un po' di anni per una testata provinciale, notavo che queste dinamiche erano dinamiche spaventose. E vi voglio soltanto leggere un passaggio di quanto sto dicendo, praticamente, allora un attimo che l'ho perso, insomma, vabbè, eccola, praticamente il concetto di agenda setting. Il concetto di agenda setting, sostenuta da Noelle Neumann, una sociologa importante, che teorizza come i media non intervengono sul pubblico in termini persuasivi, inducendo precisi comportamenti attraverso condizionamenti più o meno espliciti, ma determinano le informazioni e i valori che devono diventare importanti per il pubblico stesso. In sostanza, i media evidenziano all'interno della realtà un certo numero di problemi, focalizzazione, fornendo nello stesso tempo al pubblico dei quadri interpretativi mediante i quali recepirli, framing. Questo è quello che è successo esattamente con la prima pagina del quotidiano La Stampa l'altro giorno, in cui è stato fornito un framing, un frame, una cornice, perché era proprio intelaiato, incorniciato, una cornice interpretativa mediante i quali recepirli. Queste sono le dinamiche di persone. Quindi io l'auspicio è che, appunto, ripeto, ribadisco quello che ho detto prima, che anche l'opinione pubblica italiana si svegli un attimo e la smetta con questi ragionamenti da televisione, perché questi ragionamenti da televisione, fra un aperitivo e una serie TV, potrebbero portare questo paese veramente a un disastro, eh? E già lo stanno portando. Quindi ecco, giro la parola a voi. No, io però ci tengo a dire una cosa, perché giustamente se c'era Blondet magari, no, oggi con noi, sarebbero state in minoranza altre posizioni. Io riconosco la validità profonda di una visione molto realista e terrena, tra virgolette, della vita, però non si può sottovalutare, e infatti secondo me molto intelligentemente Fracassi non l'ha sottovalutata, l'ha solo ridirezionata la fede a un contesto di ideologia, ok? Ma io a questo punto però voglio che non c'è nessuno spirito polemico, voglio che mi si risponda con sincerità. Tu mi vuoi dire, caro Salvo, dato che hai fatto l'esempio di Militello, che a Militello la fede non conta? È vero che è strumentalizzata, è vero che ci sono persone che hanno interessi nel fare affari, però c'è un humus che li aggrega, che è di tipo spirituale, e spesso questi affari vengono persino a trovarsi un passo indietro rispetto ai loro principi, che non sto parlando di principi cattolici, perché di cattolico non hanno niente, quello che succede a Militello è più pagano, diciamo, più sulla sfera pagana, però sono principi di fede. Quindi tu mi vuoi dire in tutta sincerità che la fede, e quindi poi estendendo il discorso del locale diventa generale a livello nazionale, internazionale, tu mi vuoi dire che la fede non ha un peso nella visione della realtà, o in come è stato detto nel formare i valori in cui credere e secondo i quali guardare la società, e quindi poi facilmente essere pilotata questa società poi dalla politica dopo? Vedi, Giuseppe, innanzitutto
e così rispondo alla tua domanda. Questa teorizzazione, ecco perché io poco fa dicevo non voglio essere chiamato professore, ma voglio essere chiamato scrittore, perché tale mi sento, ha un'origine squisitamente letteraria. Guardate la teoria dell'ermetismo, isolare la parola significante e lasciare un vuoto attorno. La poesia di un greco è inutile, sto dicendo cose che tutti sapete meglio di me. Questo, tradotto in termini di tecnica della comunicazione, è come dire, come in quel famoso film di Paolo Villaggio, ingigantiamo il particolare, ingigantiamo il particolare, e alla fine il particolare diventa la sola rappresentazione falsificante dell'intero, e quindi diventa un fatto falso. Posso dirlo, il mio amico Fraioli ha detto una grande verità poco fa. All'origine ci stanno i normanni, è la venuta dei normanni. E guarda caso, i normanni sono all'origine di quello che dici tu. Mi spiego. Militello in Val di Catania, Militum Tellus... È di origine normanno. No, non c'entra. Militum Tellus, il castello normanno, terra di soldati, ha il nome, è un'origine latina. Piccolo particolare, basta un qualsiasi libro di filologia romanza, dal Tagliavini in poi, per sapere che in questo territorio si parlava in greco. Il latino da noi arriva come lingua di ritorno con i normanni, e insieme al latino ci arriva il culto di San Nicola e della Madonna. La Madonna, che era di particolare devozione papale, che era il Papa era il feudatario della Sicilia, tant'è vero che i normanni vengono in nome, come dire, del Papa, in nome e per conto del Papa. La bandiera siciliana giallo-rossa altro non è che la bandiera vaticana, romana. Quindi i normanni arrivano dalla Puglia, quindi portano anche il culto, perché Roberto il Biscaldo è il fratello del re Ruggero, quello che viene in Sicilia. Arrivano dalla Puglia e fondano quella che oggi si chiama Militello Rosmarino, perché è una roccaforte militare. Da lì poi viene Sant'Agata di Militello e tutto il resto. Lì vicino c'è il monastero di Mariace. Monastero di Mariace, che all'epoca era una sorta di feudo terribile, per cui i servi della greba del palermitano vanno a finire a lavorare a Militello. Te lo dimostra un'analisi del dialetto militellese, che è di natura palermitana. Cioè a Militello si parla un dialetto palermitano nel cuore di una terra abitata da gallo-italici, vedi Caltagirone, Piazza Merina, e come dire, da greci del Siracusano. Quindi, siccome il fatto arriva in due ondate, gli Angioini prima, gli Aragonesi dopo, cosa avviene? Che la prima ondata diventa agricoltore e ruotano attorno alla chiesa della Madonna della Stella. Dopodiché arrivano le ondate degli allevatori, che hanno bisogno di grandi feudi e di azzerare gli agricoltori. E quindi diventano i nicolesi. Quindi, come vedi, una lotta, tutto sommato, di lotta di classe, come avvenne in America, per esempio, all'epoca della guerra di secessione, come avvenne nel libro analizzato da Marx, Lotta di classe della Francia del 1848, una lotta di classe, si è ingigantito il particolare, San Nicolò o Madonna della Stella, e ha nascosto l'intero. L'intero era
le terre da lotta degli allevatori che ruotavano attorno alla parte alta del paese, quella che oggi si chiama Opascimo, dove si andavano a portare le pecore dalla piana di Catania sopra e una parte bassa, che viene chiamata Ovandone, il vallone, dove si aveva la coltivazione. Ecco quello che ti voglio dire, perché ci sono le mafie, perché tutto questo poi si costituiva in mafie, che erano le mafie, erano le, come dire, le istituzioni monacali che diventavano a loro volta luoghi di sepolture e tutto il resto. Non mi sta venendo il nome, va bene. Voglio tagliarti, ci stiamo allungando troppo. Anche se sono discorsi, scusami, che a me interessano, però vorrei tornare sulla tua osservazione, a parte che sì, vai, Fiorenzo. Non conosco abbastanza la storia della vostra, diventa insomma, poi cioè sono cose valide quelle che dici, anche perché le estendi al discorso generale, però bisogna capire anche che l'utenza è nazionale, e quindi no, vai, Fiorenzo. Allora, tu hai detto se ci fosse Blondet qui con noi. Sì. Blondet è un uomo di profonda religiosità. Come ha detto prima Franco Fragassi, la religione è un'ideologia, ma è un'ideologia particolare. Vediamo di individuare il dato caratteristico di questa ideologia. A differenza di tutte le altre ideologie, possiamo chiamarle materialiste, l'uomo che ha una fede religiosa è convinto che le faccende umane siano lo specchio di uno scontro più alto, spirituale, fra il bene e il male, e che queste potenze spirituali intervengano sulle vicende umane e ne determinino l'esito. Esattamente. In questo, tuttavia, il discorso religioso può essere portato avanti soltanto se si è in un gruppo di persone che tutte condividono questa convinzione. Giusto. Se io non condivido questa convinzione, cioè che le vicende umane siano lo specchio di una lotta spirituale che è sopra di noi, che queste potenze intervengono nelle nostre vicende, è chiaro che ti ascolto, ma non ti seguo. Io lo capisco benissimo, Fiorenzo, però c'è sempre questo fraintendimento di fondo, che è come quando, come se io volessi dire la realtà è questa perché io penso che sia questa, e naturalmente tu mi dici che non mi segui. Ma da persona estremamente intelligente quale tu sei, non puoi ignorare che certe personalità influenti, ricchissime, potenti, credano in queste cose e quindi si comportino conseguentemente a queste credenze. Esatto, quindi, il discorso che per cui non è importante che il diavolo esista, ma è importante che ci siano persone che ci credono. Ci siamo arrivati, questo è quello che io voglio però dire. Però in un dibattito fra laici, diciamo, e persone di fede, io adotto la linea di Wittgenstein, e cioè di ciò di cui non si può parlare è bene tacere, e io mi taccio. Quindi non entro mai in una discussione quando c'è qualcuno che mette in campo questa sua visione di cui io preferisco non parlare. Lo faccio parlare e dopodiché torno alle questioni concrete. E allora, avendo esaurito questo discorso, tornando alle questioni concrete, cosa ne pensi di questo dialogo che abbiamo avuto con Fragassi? Hai aggiunto qualche cosa al dibattito? Ti aspettavi qualche informazione in più? Oppure dacci la tua opinione. Lo stai chiedendo a me? Sì, sì. No, è stato un incontro breve ma molto ordinato. Sono contento che sia, come dire, per come si è svolto. Dopodiché conosciamo già il punto di vista di Fragassi, anche se parlare di punto di vista nel caso di un giornalista che riporta i fatti sforzandosi di riportarli nel modo più corretto possibile è poco preciso. In realtà Fragassi non ci ha dato il suo punto di vista, cioè questo voglio dire, quello che lui ha scoperto nel corso delle sue indagini giornalistiche. Io ho avuto l'impressione che lui fosse molto sulla, non dico difensiva, ma non avesse espresso appunto le proprie opinioni, si fosse limitato a raccontare i fatti da lui conosciuti.
è stato intervistato come giornalista dall'altra parte. Sì. Tu, Fabrizio, vuoi dire qualcosa? Ma, sì, no, io sono, ripeto, sono contento. Mi sentite? Sì, sì. Sì, sono contento di questo incontro con Franco, perché ribadisco che questo fare sistema, anche coinvolgendo più canali, grandi, medio, piccoli, possa aiutare ad acquistare maggiore consapevolezza in un periodo storico come questo. Quando io parlo di una visione di Franco, intendo anche questo, cioè il fatto che lui porti dei pezzi di carta a dimostrazione di quello che dice, e già questo di per sé stesso come approccio equivale a dire avere un'altra visione del mondo, perché oggi vediamo la narrazione mediatica ufficiale conformista come si muove senza portare pezzi di carta, manipolando, falsificando, costruendo delle narrazioni assolutamente grottesche. Io quindi ecco, non so se mi sto spiegando bene, no, però no, sono contento di aver portato un'altra visione, di aver partecipato, scusatemi, a questo incontro in cui Franco porta un'altra visione che non è quella conformista, e questo sarebbe l'approccio da utilizzare, perché è un approccio deontologico, fondamentalmente portare una notizia, un'informazione supportata anche da fatti, da prove e quant'altro. Quello che abbiamo visto l'altro giorno da parte della stampa di Torino è di una gravità inaudita, cioè costruire una prima pagina in quel modo, facendo quasi credere che quell'attacco fosse stato fatto da parte russa, significa strumentalizzare quei morti che io ho visto, perché io ho visto subito quel video, quindi significa strumentalizzare quei morti e quella gente che sotto shock, con le gambe mutilate, stava su quel marciapiede, strumentalizzarle per fini secondi, per manipolare la massa in una determinata direzione. E quello che mi stupisce purtroppissimo, e quello che mi lascia sgomento e mi lascia con uno stato d'animo agghiacciato proprio, direi, è che c'è questa massa di persone che si fa guidare per mano da questi qui cioè, mi sembra la favola di Cappuccetto Rosso o di Pinocchio, fondamentalmente. Mi sembra di stare il pifferaio magico di Pinocchio dove c'è il gatto e la volpe, dove c'è il gatto e la volpe che dice a Pinocchio: fai questo, fai quello, che domani poi crescerà l'albero dei soldi. E questa opinione pubblica italiana, un po' bambina che ancora non è diventata adulta, dà retta al gatto e la volpe, pianta i soldi sottoterra, perché domani nascerà l'albero dei balocchi. Quindi ecco, io spero che le cose cambino, perché senza un'opinione pubblica anche in grado di difendersi da questi meccanismi non si va da nessuna parte. E senza un'opinione pubblica non può esserci democrazia, questa è la realtà. Esatto. E io perché la democrazia è il governo dell'opinione pubblica, appunto. Il governo nel senso come il governo come istituzione, cioè è l'opinione pubblica che si fa governo. Quindi se l'opinione pubblica non è matura, non riesce a discernere il vero dal falso e isolare chi invece cerca di propinare cose non vere, non si va da nessuna parte. Io quindi, a tal proposito, vorrei porre l'ultima riflessione e poi chiudiamo, che insomma abbiamo esaurito i tempi di questa puntata, ed è veramente una domanda a cui io non mi so dare una risposta, ma di cui sento il bisogno di averla, questa risposta. Conosco un po' l'idea pessimistica di Garufi, vediamo un po' però in generale cosa ne pensate tutti. Secondo voi questa opinione pubblica riuscirà a capire, a maturare prima che sia troppo tardi, oppure siamo condannati? Chi vuole iniziare?
Penso che sarebbe Garuffi. Ok, dai, vado, do la parola a lui. Microfono acceso. Vai. In due parole. L'opinione pubblica passa attraverso un filtro inevitabile che c'è stato sempre nella storia ed è il filtro della comunicazione. Dalla Bibbia ai miti greci fino ad arrivare al racconto della guerra in Ucraina c'è sempre stato questo filtro dei professionisti della comunicazione che ieri si potevano chiamare aedi, oggi si chiamano giornalisti, e falsificano. Quindi, se noi non riacquistiamo la capacità di avere quello che una volta Gramsci chiamava, torno a dire, l'egemonia culturale, cioè non nasce una classe di intellettuali non conformisti capace di essere egemoni sul mercato dell'informazione, secondo me la sconfitta è sicura. E quindi se dovessi esprimere un vaticinio, continuare in questo tipo di lavoro, sì, ci stai finire dicendo... di essere degli individualisti come è il nostro mondo e cominciare a capire che tu contro l'apparato massmediale capitalista puoi opporre solo una rete, non di piccole realtà, ma di minime realtà, ma che sia grande. E quindi ci vuole un intellettuale leader che riesca a crearla questa rete. Capisco, beh, comunque, però, come si dice, scusate, tante piccole gocce fanno un mare. Questa è la ricetta che tra l'altro condivido in pieno ed è proprio quello che stiamo facendo. Ma io la mia domanda era un po' diversa, cioè ci riusciremo o secondo te l'opinione pubblica alla fine non cambierà? Purtroppo, se sapessimo già come è andata a finire, Scusate, devo andare fra pochissimo, devo scappare che ho un appuntamento. Rispondo alla tua domanda. Allora, io posso capire che negli anni 30 magari la gente, l'unica fonte di informazione era la radio, no? O qualche carta stampata, qualche foglio, però fondamentalmente la radio. Quindi io mi ricordo, cioè, all'epoca le persone si riunivano nella famiglia dell'unica zia o zio che magari nella famiglia allargata c'aveva la radio e andavano lì a sentire questa radio o andavano nel bar, insomma comunque c'erano pochi che avevano quegli strumenti e di solito la famiglia quindi come dire c'erano pochi strumenti all'epoca, quindi se si dava un'informazione manipolata alla radio quella passava, cioè la gente, l'opinione pubblica non aveva i mezzi per farsi un'altra opinione. Oggi se ci saranno delle conseguenze disastrose, l'opinione pubblica, anche italiana, sarà la prima responsabile delle conseguenze gravissime che avrà il paese, perché è un'opinione pubblica che avrebbe gli strumenti, ce li ha, perché oggi c'è ad esempio questa blogosfera, il web, quindi ci sono gli strumenti per andare a prendere altre informazioni, ma non ci vogliono andare. Demandano il ruolo di prendere informazioni, lo demandano alla televisione, ai giornali, che loro percepiscono ancora, continuano a percepire erroneamente come autorevoli, come messaggio ex cattedra, ma loro devono capire innanzitutto che i mass media non sono più autorevoli, non hanno più questa autorevolezza, sono diventati tutt'altro e devono capire che devono alzarsi e muoversi per andare loro a farsi una propria idea, a costruirsi una propria rappresentazione della realtà. Se non faranno questo, la responsabilità sarà del popolo e dell'opinione pubblica. Quindi anche tu non ti sbilanci sul vaticino. Fiorenzo, vai. Ma direi che il collasso dell'opinione pubblica in Italia, l'opinione pubblica in Italia non è stata mai particolarmente forte, però il collasso al quale assistiamo oggi abbia origine soprattutto nel blitz terroristico che è stato messo in campo a partire dalla vicenda del Covid, perché il terrore
ha la caratteristica di spezzare la comunicazione razionale. Le capacità razionali delle persone vengono annichilite dal terrore. Anche prima del 2020 avevano messo in campo delle operazioni di manipolazione e falsificazione assolutamente spregiudicate. Basti pensare alla vicenda del Movimento 5 Stelle o alla Lega, che si è fatta falsamente paladina della battaglia contro l'euro. Ma quello che è accaduto dall'inizio del 2020 ad oggi è stato un blitz basato sul terrore. E il risultato di tutto questo, e bisogna riflettere molto bene su questa cosa, è che noi abbiamo consegnato all'esecutivo il potere di dichiarare in qualsiasi momento uno stato di emergenza basato sulla paura. Quando Draghi afferma, ad esempio, che la struttura del Green Pass resterà in piedi perché potrebbero insorgere nuove varianti, significa che l'esecutivo, non il Parlamento, ha il potere di dichiarare lo stato d'emergenza. Questa è una cosa gravissima, quindi oggi la situazione è veramente pessima, come non avrei potuto mai immaginare 2 anni fa. E quindi secondo te l'opinione pubblica ne prenderà coscienza o no? Ma non lo so, nessuno può leggere il futuro. Limitiamoci perlomeno ad analizzare correttamente quello che è accaduto. Quello che è accaduto è questo: attraverso il terrore, perché provate a ricordare quello che è stata la narrazione Covid, il terrore delle persone, non si avvicinavano l'un l'altro, giravano con la mascherina, tappati in casa, bombardati, uno stato di terrore che si leggeva negli occhi delle persone. Capite? Questo terrore ha annichilito l'opinione pubblica. Adesso con la vicenda ucraina stanno ripetendo lo stesso, le stesse modalità. Copione, lo stesso copione. E quali? Esatto, io concordo con Fiorenzo, io vi ringrazio a tutti, signori. No, aspetta, aspetta Fabrizio, sto chiudendo. Dato che non vi siete sbilanciati voi tre, chiudo io invece con un vaticinio. Secondo me l'opinione pubblica non prenderà coscienza, a meno che, cioè non a meno che, il terrore di cui parla Fiorenzo diventi più forte e continuativo. A quel punto il terrore smetterà la sua efficacia, perché potrebbero fare questo errore, insistere sul terrore. Perché quando una persona è... ti do ragione, perché per esempio in Siria, ma anche in Palestina, quando all'inizio scoppiarono, diciamo, i disordini, l'intifada, le famiglie, appena sentivano che c'era rischio, facevano rientrare i bambini in casa. Dopo un po' di tempo la popolazione si abituò e tu vedevi bambini che giocavano a pallone in strada e si sentivano in lontananza i rumori dei bombardamenti, degli scontri a fuoco. L'uomo si abitua a tutto, quindi la tecnica del terrore può funzionare fino a un certo punto. A un certo punto la vita è più forte, l'uomo si abitua e questo terrore piano piano diventa... E se loro faranno questo errore, secondo me c'è una timida speranza che l'opinione pubblica, anche aiutata dal lavoro che stiamo facendo noi e dal lavoro che potrebbero fare altri più bravi di noi, può darsi che l'opinione pubblica prenda coscienza della situazione. Su questo auspicio ci salutiamo allora. Saluto tutti. Sì, però questo auspicio implica anche una grande sofferenza, purtroppo, che io vorrei evitare. È un lavoro da fare, è un lavoro, un lavoro anche. Certo, saluto sì, chi ha avuto la pazienza di ascoltarci. Purtroppo l'orario oggi ci è stato in parte imposto dall'ospite di prestigio, è quello che è, quindi auspichiamo ascolti poi nella visione indifferita, e vi do appuntamento probabilmente a domenica prossima, dove se tutto va secondo come penso faremo una puntata su temi locali. Un abbraccio e alla prossima. Grazie a tutti. Grazie.